adesso la parola alla segretaria del circolo di Policoro Adele D'Agostino. Allora, questo è un partito giovane che si è svecchiato, la sua stessa segreteria dimostra che c'è stata la volontà degli iscritti di puntare su una linea verde. Il partito è al lavoro da diverso tempo, ci sono diverse iniziative, la festa è una delle tante, ma il progetto politico con il quale voi intendete portare Policoro alla guida di questo comune, qual è? Ce ne vuole parlare? Bene, allora non entrerò nel merito delle questioni puramente amministrative perché il nostro capogruppo è stato, diciamo, nella sua relazione, nel suo consuntivo esaustivo. Però, se mi consente, Lutrelli, vorrei dire una cosa. Da un punto di vista politico vorrei fare un'analisi dell'attuale amministrazione. Sarò veramente brevissima. Allora, se noi partiamo dal presupposto che il compito della politica è fare analisi e fornire risposte, con questo spirito io mi sento e quindi appoggio quello che ha detto il nostro capogruppo, che questa amministrazione diciamo, questa amministrazione che volge al termine e quindi è un tempo di bilanci, ha vinto per divisioni altrui e per aver dato un sogno alle aspettative di una città. Partendo da questo presupposto, dopo 5 anni, noi ricorderemo, e mi faccio anche interprete di un sentimento comune perché noi ci confrontiamo con i cittadini, noi li ricorderemo perché cosa? Perché per delle beghe interne che hanno provocato uno stallo amministrativo e una paralisi della nostra città. Bene, serve una svolta, serve un cambiamento, serve un progetto che metta al centro Policoro e quello che Policoro può essere nel futuro, quello che Policoro merita. Quindi il nostro progetto parte da quello che Policoro è, con i suoi assi strategici, e quello che serve a Policoro, un progetto per il domani. Da un punto di vista prettamente politico, quindi di circolo, io posso dire che, diciamo, è nostra intenzione, quindi mi faccio, diciamo, portavoce di questo che è il nostro del Partito Democratico di Policoro, perché a prescindere da quello che si dice, se il Partito Democratico è diviso o non è diviso, il Partito Democratico è un partito plurale e plurale significa che all'interno del partito ci sono diverse anime che si confrontano, che magari, come dire, alimentano anche una dialettica anche a volte accesa, ma che alla fine fanno sintesi, come abbiamo fatto noi, per una linea politica approvata e che stiamo questa sera aprendo alla città, la stiamo portando all'esterno. Noi vogliamo costruire un progetto partendo da quelli che sono i punti strategici, i punti di forza di Policoro, perché Policoro è agricoltura, è turismo, è patrimonio storico-culturale, ma serve anche un progetto che li metta a sistema, perché se io penso agli agricoltori, e anche agli imprenditori di questo settore che vendono e promuovono il prodotto di una città, il loro prodotto, che è espressione di questo territorio, perché ha questa vocazione naturale, ma nello stesso tempo non ha un'amministrazione autorevole, capace di implementare dei sistemi produttivi e quindi trasformare il prodotto e venderlo, e nello stesso tempo, queste sono strategie, nello stesso tempo fare in modo che ci siano delle ricadute non solo occupazionali ma anche economiche. Vedo una miopia da parte di questa amministrazione ed è quello che noi non dovremmo fare. Se poi parto dal turismo, parlo del turismo perché che cos'è il turismo a Policoro? È mare, è storia, è patrimonio. E nello stesso tempo che cosa ho visto io a Policoro? Ma l'hanno visto tutti quanti. Che qua siamo alle scaramucce tra destra e sinistra, quando in realtà c'è un lungomare che è il valore aggiunto e a cui va dato il merito a tutti gli operatori indistintamente, perché offrono dei servizi che difetta un'amministrazione ai turisti. In questo senso noi che cosa faremo? Partendo da questo, partendo dagli assi strategici e partendo da quello che serve a Policoro, chiameremo tutti attorno a un tavolo persone che si riconoscano nel progetto, nel nostro progetto, che è il progetto della Policoro del futuro. E nello stesso tempo costruiremo una squadra e sarà all'interno della squadra, lo dico questa sera e lo diremo anche, lo porteremo avanti, che verrà scelto chi la guiderà, secondo quello che è il principio primus inter pares.
perché è da questo che si parte, da una condivisione del progetto. Perché, scusatemi, perché preme, diciamo, interessa la figura del candidato sindaco, che è giusto, perché ci deve essere la guida di una squadra, però, che alla fine hanno pari dignità, perché noi vogliamo fare gli interessi di una città e non, diciamo, mettere da parte quelli che possono essere personalismi, poltrone. È questo quello che vogliamo portare avanti.